10 mesi di totale fermo fa innervosire anche la persona più paziente al mondo senza aiuto. E quindi chiaramente noi il 1º febbraio scenderemo in piazza, daremo fastidio alla città, già di questo chiederò scusa in maniera ufficiale, sarà la seconda volta che noi lo faremo, ma perché è necessario dare dei segnali al governo. E questa manifestazione sarà fatta sì il 1º febbraio, ma poi verrà ripetuta settimanalmente, fino a che le nostre istanze non verranno accolte. Siamo stanchi di sentirci dire, trasmetto al ministro, trasmetto al sottosegretario, trasmetto al Premier Conte e poi intanto non vengono attuate nessuna iniziativa. Capiamo che ci stanno crisi più importanti come la crisi di governo, però la crisi nostra va avanti da 10 mesi. La forma sarà quella di un blocco, diciamo, tipo quello che hanno fatto i ristoratori, durante il periodo di Natale, che abbiamo fatto molto in piccolo anche noi. Bisogna dire che è in assoluto il settore, quello dell'intermediazione turistica, quindi agenzie di viaggio e tour operator, più colpito, c'è poco da fare. Non perché ci piace piangerci addosso, ma perché di fatto la nostra attività è pari a zero. Non siamo quasi mai stati ufficialmente chiusi, però di fatto abbiamo fatturato zero. Ora, previsioni, ripeto, è difficile farne perché occorre che la pandemia venga superata a livello globale, mondiale, altrimenti, tranne un po' di turismo di prossimità, che però spesso viene gestito dai clienti direttamente, per noi il lavoro non c'è, non esiste. La Spagna ha chiuso i suoi confini, che la Francia inizia a limitare i suoi arrivi e quindi quello che era la nostra speranza di ripartire con dei corridoi sicuri per delle destinazioni non è detto che avvenga a breve, diciamo come fatto. E chiaramente l'intermediazione in questa maniera è completamente saltata. E purtroppo devo lamentare anche la totale assenza da parte del Ministero del Turismo di un reale intervento a sostegno della categoria. Qui ci voleva lo stato di crisi per il settore e invece si è andata avanti con piccole sovvenzioni o con crediti d'imposta che non hanno minimamente aiutato la sopravvivenza di noi agenti di viaggio. In realtà, come cash, personalmente ho avuto tra regione e governo, per quelli che sono gli oramai 12 mesi, 4.000 euro in tutto. Per 3 mesi, ad oggi, abbiamo ricevuto il 60% di credito d'imposta, che però si sa non è un sostegno reale, concreto, ma è la possibilità di detrarre dal pagamento di tasse che al momento, non avendo redditi, non si hanno neanche tasse da pagare. È un terzo ristoro che è stato dato solo ad alcune agenzie, sono le agenzie storiche. Io, per esempio, tengo 40 anni di attività sulle spalle, quindi in teoria mi è stato dato questo ristoro. Ma dove questi ristori sono stati promessi, scritti su più siti, quindi pubblici, dove sono scritte anche le cifre, ma non sono stati concessi. Questi sono soldi nazionali, sono stati stanziati 625 milioni per tutti i tour operator, per tutte le agenzie di viaggi d'Italia, che ricordo sono 12.000 attività, dove diamo lavoro comunque a moltissime persone. Stime previste da alcune confederate, da alcune sigle confederate, che può essere Confcommercio, Confindustria, Confesercenti, parlano di un 25-30%, che è una cifra abbastanza importante solo per le agenzie di viaggio, di chiusure. Ma poi ci stanno anche moltissime altre piccole realtà che magari non riescono a sopravvivere.